per ammonire gli uomini, che dovevano quindi porre rimedio per ristabilire la pax deorum. Il prodigio poteva essere un terremoto, una pestilenza, una carestia, un fulmine, un'eruzione, e si presentava con forme inconsuete come pioggia di terra, pietre, apparizioni di animali. E quindi, appurato il prodigio, si seguivano una serie di procedure atte a comprenderne innanzitutto il significato e di quale divinità fosse inviato, per poi decretare cosa occorresse fare per stabilire la concordia con gli dei. Bene, e in casi eccezionali era addirittura il Senato ad indicare la supplicatio, cioè la cerimonia pubblica, per le espiazioni. In taluni casi il Senato poteva richiedere la consultazione di libri sibillini. Il lettistagno quindi poteva essere una delle misure scelte per l'espiazione, una supplicatio, che in questo caso prende il nome da obsecratio, ossia uno scongiuro in nome degli dei. Il lettistagno si differenzia da un vero e proprio sacrificio, dove il Dio è inteso in astratto. Qui il Dio, o meglio, gli dei sono invitati a mangiare con gli uomini in forma tangibile. Ci sono le vivande destinate a loro e intorno sono collocate immagini e busti invitati a tavola secondo la tradizione romana, sdraiati sui triclini. Le donne ovviamente sono a sedia o ai piedi del marito. Il primo lettistagno pubblico di cui si dà la notizia, Livio, fu tenuto nell'anno 399 a.C. a causa di un'epidemia che colpì l'Urbe, impegnata nella guerra contro Velio. E poi altri lettistagni furono tenuti più avanti, fino al 217 a.C., quest'ultimo celebrato dopo la sconfitta del Trasimeno, che durò 3 giorni. Oh, la cerimonia fu officiata fino al 367 da De Umbri, successivamente da Decembri e Sanctis Vicundis, 5 plebei e 5 patrizi, e sono attendenti ai sacrifici, che divennero 15 candidati repubblicani. Allora, per accorciare il rito, che era un po' più lungo, adesso lo faccio però più lungo, c'erano delle cose da fare iniziali. La prima cosa era la purificazione delle mani, che era in realtà soltanto visiva, ma serviva per purificare il corpo, la mente e tutto il resto. Quindi evito di lavarmi le mani per fare la prima purificazione. La seconda purificazione era già mettere l'incenso nel bracere, perché comunque lasciavamo un'offerta alle entità che potevano stare nel luogo, che non fossero le entità alle quali noi adesso ci riferiremo. Per cui questa è già un'offerta fatta per le entità che eventualmente sono in giro. Non ci sarà un cerchio sacro come fanno i cerchi di popoli, perché i romani in realtà chiudevano tutto il rito in un quadrato, quindi diciamo che mentalmente tutto ciò che viene fatto in un quadrato immaginato intorno a fuoco. Questo era solo per darvi due nozioni iniziali. Inizierò subito quel rito con queste cose preliminari per sapere. Usate il latino, che è abbastanza stentato, perché in realtà noi avevamo un nostro associato che doveva fare chiaramente il rito in latino ed era un sacerdote romano. Purtroppo un grave problema con la mamma e quindi non è potuto venire. Quindi scusate già da adesso, lo dico il mio latino, che non è esattamente perfetto. Allora, la prima cosa che dirò è fate lingus, che vuol dire tagliate la lingua, ossia state in silenzio. Se volete potete partecipare al rito usando le mani in questo modo o in questo modo. Le braccia e le mani incrociate inficiavano il rito, per cui sono importante che tagliate perlomeno le cose incrociate. Don't cross the hand in this ritual. Only that or like that. Salve, Iane Pater. Admitte nostorum nomina lucentia. De hoc oppure omovendo. Bona species precor. Uti sic propitius. Nobis. Dominibus familis. Thank you.
Salve Jupiter, ottime massime. De o octure o movendo, bona breces prego, utis ies, bones propitius, nobis dominibus familis. Iade pater, utis et uro movendo, bona breces, bene pregatum sum, et iudem rei egum acte, vin inferio esto. Visto tu esto, matte vino, inferio resto. Jovis, Juno, Mars, Ceres, Venus, Herculisque, vos prego quaes oque, ut pacem constante societati romani diputatis, atque ut rem republica confirmatis, augeleatis, adjuvatis, omnibusque discordis literati et semper florea. Dii invocati, quo opis fieri opte in solucio nostro, cum ligam meris et farris David. Eius rei ergo matte attistace, tape producenda est dote. Salve, genius loci. Sive Deus, sive Dea, sive Mas, sive Femina, sive quo olio nomine fast nominale de perector, quasuque utisiat violens nobis propitius tibi. Offero, hoc tus. Vesta Mater, Domina Focit et Familie, Domus at Rei Publicae, ultimo Domum tibi offero. Bonum fastum felix fortunatumque sit nobis, comunitate popoli romani ac popolo romano. Jupiter, optimo massimo, et vos dii invocate. Si, qui quam fuit vobis ingratum istipe a me oblata, occipite hoc diabolum. Ita vultis, ita est.
salvete di illice finito.